La Villa Nuova a Cosenza, come ormai consuetudine, è stato teatro delle celebrazioni del 25 aprile, una commemorazione a cui hanno partecipato autorità civili e militari ed anche tanti cittadini dopo gli ultimi 2 anni caratterizzati dalla pandemia. Nella celebrazione di quest'anno poi ci sono stati anche dei riferimenti forti a quanto sta accadendo in Ucraina. Diciamo che oggi celebriamo la rivincita rispetto ad un popolo oppressore e la riaffermazione dei diritti di libertà, giustizia e uguaglianza che nel 1945 furono poi alla base della nostra Repubblica e della nostra Costituzione repubblicana. Sicuramente i fatti di guerra attuali danno un doppio significato a questa cerimonia, una cerimonia che deve essere una celebrazione della pace in tutto il mondo. Dopo la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione della corona al monumento del Milite Ignoto, sono seguiti discorsi celebrativi da parte delle varie autorità. Naturalmente anche dalla città di Cosenza, come ha sottolineato il prefetto Vittorio Ciaramella, il messaggio di pace è stato rivolto soprattutto alla guerra in Ucraina. Ma ovviamente questo è il desiderio di tutti, noi siamo per la pace, l'Italia è per la pace e soprattutto per il dialogo, per costruire quello che è possibile per evitare che fatti così sanguinosi si ripetano sempre.